Bene ragazzi, benvenuti su Walter Games. Vi prego di scusarmi se il primo video è stato registrato un po' a merda per via dell'audio. Sono stato 2 giorni sveglio. Maledetto microfono, sono stato 2 giorni sveglio a capire che il problema era il jack, la parte dove si collega il microfono al computer. Comunque, tornando a noi ragazzi, eravamo arrivati in Concord e dovevamo trovare aiuto per trovare nostro figlio. Una prima cosa da fare è arrivare a Concord, entrare nel luogo dove mi avete visto entrare ora. Il cane ha trovato qualcosa, va bene, Dogmeat. Prendere tutto quello che trovate. Oh, fantasticolla, perfetto. Qui troverete i primi nemici, ragazzi, che vi spareranno contro, i predoni. Gamba a destra da predone, ok. Dove sono? Ah, eccoli. Ok, io prenderò da loro una delle armature più, come dire, sottovalutate del gioco, quella da predone proprio. Morite. Ecco, Dogmeat è appena salito alla gola di un predone. Quando si dice il miglior amico dell'uomo radioattivo, gamba destra da predone, perfetto. Allora, i predoni vi lasceranno sempre molte munizioni. C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore. Va bene, ora lo aiutiamo. Gamba sinistra da predone, vediamo un attimino, ragazzi, prima di salire di livello, di equipaggiarcela. Gamba sinistra e gamba destra. Abbiamo le due gambe dell'armatura da predone. Perfetto. Ok, dopodiché, cosa c'è di utile? Ok. Ok ragazzi, il moschetto laser, una delle prime armi a energia, potremmo dire. Una cosa prima di continuare ragazzi, ho già notato di avere molte visualizzazioni e 3 iscritti. Lascerò la scelta agli iscritti di quale delle 4 fazioni volete che io segua. Ce ne sono 4 in gioco: Confraternita d'Acciaio, Istituto, Minutemen e Railroad. Lascerò a voi la scelta e così poi vi farò vedere tutte le varie informazioni derivate da quelle fazioni. Ora andiamo avanti. Intanto i primi a incontrare sono i Minutemen, che sono sotto attacco di predoni. Tu fermo lì. No. E statti fermo, muori. Brutto stronzo. Ok, andiamo al pippo boy che è buio. Vi lascerò anche la scelta ragazzi, che tipo di armi volete che uso, solo armi energia o solo armi a proiettile, a voi la scelta. Io di norma utilizzo sempre quella a proiettile, quella a energia non tanto, quindi scegliete voi. Ecco ragazzi, adesso vi farò una leggerissima guida ai terminali. Sin da Fallout 1 è possibile hackerare i terminali. Come fare? Semplicissimo, voi li aprite, ci entrate, dovete trovare, avete di sopra, vedete, quei quadrati bianchi sono i tentativi. Voi dovrete provare le frasi che vi appaiono già belle fatte con le lettere. Avete sempre però 4 tentativi, ne fate 3, poi uscite, rientrate e ne avrete di nuovo 4. Fate così finché non riuscite ad hackerare il terminale. Ecco, io ho fatto un errore ragazzi, peccato, e ho bloccato il terminale, ma non è un problema, era per prendere un nucleo di fusione per attivare l'armatura atomica che c'è più avanti, ma io già ne ho uno, quindi non è un problema, quindi può anche stare lì, non muore nessuno. Non ha alcun senso restare qui a farci sparare. Smettila di fartela solo. Resteremo qui per gli altri, come da ordine. Ehi.
Ok. Allora, bottiglio, no, niente. Niente di utile ci stanno lasciando. Corto artigianale fucile, perfetto, ragazzi, un'arma buona. Poi tutte merdate stanno lasciando, mannaggia loro. Cazzo, sì. Ok, proprio niente di utile, ragazzi. Ah, ecco, almeno questo qui ci lascia cappuccio con cinghie e torace da predone. Ok, ce li equipaggiamo subito. Allora, torace da predone, cappuccio con cinghie. Braccio sinistro, ok, abbiamo trovato anche il braccio sinistro da predone. Ci manca solo il braccio destro e diciamo che siamo a porto. Corto bolt action artigianale, ecco, il fucile da cecchino del predone. Diamine, non so chi tu sia. Perfetto. Ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Oh sì. Commonwealth. Felice di No. aiutare. Beh, se questo è vero, ci farebbe comodo un po' di buona volontà. Come puoi vedere, siamo in un bel casino qui. Dannazione. Prego, continua. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Prima i ghoul di Lexington, ora questo casino. Mi dispiace, deve essere dura. Grazie. Dannazione. È bello incontrare qualcuno a cui importa qualcosa. A ogni modo, abbiamo pensato che Concord No, fosse un luogo non ci sicuro per siamo. stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti, ma... Beh, abbiamo un'idea. Una buona idea può fare la differenza. Sturgess, C'è un diglielo. Vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45, tecnologia militare. Mi piace. Sì, lo immaginavo. Protezione più un piccolo bonus. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Mitragliatore a canne rotante. Ora sì che si ragiona. Vero? C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Se posso, vi aiuterò. Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico, un nucleo di fusione standard, una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non Chissà qui al riusciamo a mare dove trovarla. l'hanno. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Certo. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. In effetti ho già recuperato un nucleo di fusione. Siamo a posto. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. Ok, ragazzi, il nucleo di fusione che abbiamo è quello che avevamo preso quando eravamo alla stazione di rifornimento Red Rocket. Ok, ora che siamo saliti di livello e possiamo, io mi aumenterò questo qui, subito subito. Ok, andiamo avanti. Ok, una volta arrivati qui, ragazzi, noi saliamo sul tetto. Ecco, sul tetto troveremo la prima armatura atomica, la T-45, un primissimo modello esistente sin da Fallout 1. Poi, per utilizzarla, visto che funziona un po' come un'automobile, bisogna mettere il carburante, quindi utilizziamo il nucleo di fusione. Siamo qui. Ed entriamo. Tutto ciò che farete indossando l'armatura atomica, ragazzi, sarà essere super su ogni singolo punto di vista, più forza, più resistenza, velocità, tutto. E prendiamo il mitragliatore a canne rotanti. Il Capo, c'è qualcuno quassù. mitragliatore a canne rotanti, finché non lo si modifica, ragazzi, non ha un mirino, quindi non è un'arma facile da usare. Grado di superare i miei.
Siamo anche molto resistenti ai danni, ragazzi, quindi diciamo che non avremo molti problemi con i primi predoni, come vedete, cioè siamo quasi divinità, tanta la potenza. E quello si è ammazzato da solo, ha ammazzato il suo amico sparando. Ok ragazzi, ecco il primo Deathclaw. Come vedete ragazzi, nel suo nome in alto appare un teschio, vuol dire che è 3 o 4 livelli superiore a noi, il che è un nemico molto resistente, i Deathclaw sono così. Però come vedete, continuando a sparargli sempre contro, lui per fare a forza di fare destra e sinistra nel tentativo di schivare i vostri colpi si rallenterà. Ne approfitterà subito, ecco, appena state ricaricando, per afferrarvi e farvi danni seri. Già ci ha tolto la Madonna. Ecco cazzo, scusate un attimino ragazzi, io mi curo perché si è già messi poco poco male, ci ha rotto pure l'armatura. Che l'armatura atomica si rompe ragazzi. E poi bisognerà... Vedete che sta morendo. Ok, è morto. Eliminiamo gli ultimi predoni rimasti. E prendiamoci le cose utili. Nessuno che ci lascia proprio il pezzo che vogliamo noi, l'altro braccio. Muori tu. Ok. Bene. Ok ragazzi, qui dentro troverete sempre tazzina, che è molto utile, psicole, carne di... le carni io di solito le lascio, tappi e un ventilatore che ci darà altre materie prime utili per modificare armi, armature e creare cose, costruzioni. Dopodiché, una volta fatto tutto questo, ragazzi, rientriamo all'interno del museo. Non sforzarti, mamma. Stai bene. Eccoci qui. Smettila di preoccuparti. Scusa. È stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Vabbè, il sentimento è reciproco. Lo stesso vale. Siamo amici. Mi hai aiutato, io aiuto te. Non posso mai avere abbastanza amici. Non nel corpo. Ascolta, quando ci siamo conosciuti, hai detto che eri felice di aiutarci. Beh, l'hai fatto. E ora ti dobbiamo la vita. Quindi, ecco. Non è molto, ma è il modo migliore per ringraziarti. Prego, quando vuoi. Beh, se la metti così, forse potresti venire a Sanctuary con noi. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per stabilirci lì. Va bene. D'accordo, Garvey. Ci sto. Oh, magnifico. Ma c'è dell'altro nel tuo destino, no? Io l'ho visto. Il vuoto nel tuo cuore. Ragazzi, questa qui è una drogata... cioè, che... una tizia drogata. Con visione, grazie alla droga. Per favore, dimmi. Devo sapere. Io non mi fido molto di lei. Fuori dal tempo, senza speranza, ma non tutto è perduto. La sento. L'energia di tuo figlio è vivo. Lo sapevo. Ti prego, dimmi dove si trova. Devo trovare mio figlio. Io non riesco a vederlo. Non chiaramente, ma sento la sua forza vitale è là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City, il più grande insediamento della zona. Che cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù. Ascolta, ora sono stanca. Forse se mi porterai delle sostanze, le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. No, Mamma Murphy. Come vi dicevo, è una drogata che ha delle visioni grazie ai tipi di droga che, di cui si fa. Comunque ragazzi, arrivati a questo punto, con tutta la nostra armatura atomica e quello che abbiamo preso, apriamo la mappa e torniamo a Sanctuary, dove avevamo casa nostra.
Ok ragazzi, arrivati qui a Sanctuary, io di norma quello che faccio, perché uso sempre Sanctuary come avamposto perché mi viene più comodo, in questo luogo qui con questa specie di piccola gru io lascio l'armatura, perché questa è una postazione dal quale noi possiamo, come vedete, modificare, migliorare, riparare e cambiare anche il colore alla nostra armatura, perché come vi dicevo l'armatura atomica è quasi come un'automobile. Dopodiché nei nostri avamposti ci sarà sempre un'officina dal quale noi potremo riciclare, spostare tutto ciò che troviamo in giro. Io di norma molte cose le riciclo perché sono tutti materiali utili per creare e modificare armi, armature, case e quello che volete. Lascio sempre solo la postazione, l'armatura atomica e questo armadietto qui. Dopodiché io di norma poi, sempre facendo pulizia, per comodità prendo questo tavolo che già si trova qui, che è quello per modificare le armature, e lo metto sempre qui così. Quest'altro qui invece, che è il tavolo per il banco per armi, per modificare le armi, io lo metto qui così, così, in un unico angolo io ho tutte le cose, e come dire, riciclo un po' di minchiate che ci sono in giro, che sono solo estetiche, però vi danno materiali utili. Di norma io all'inizio riciclo anche tutto ciò che si trova all'interno della prima casa, la radiolina che la mettiamo qui, così almeno i nostri abitanti poi avranno, come dire, un po' di svago sentendosi la radio. E vediamo, tatta, tatta. No, che sto facendo? No, ecco, ricicla, ricicla, ogni cosa che riciclate ragazzi, in base a che cosa è, vi dà dei materiali. Potete riciclare anche pezzi di armatura, armi, tutto praticamente, quasi tutto. Aspettate un momento che finisco oramai di riciclare le ultime cose rimaste in questa casetta. Ecco, accidentalmente ho costruito qualcosa fuori sprecando materiali, un momento ragazzi che vado a riciclarlo di nuovo, ecco appunto. Qui a Sanctuary trovate queste case devastate completamente, le riciclate proprio per intero e avrete una base vuota su cui costruire. E eccoci qui. Allora, fatto questo, di norma io nell'officina vado a depositare tutti i materiali e vi faccio vedere un attimino più nel dettaglio quello che vi dicevo io inerente il riciclare le armi. Io ho tre pistole a 10 mm, ne basta tenere una. Pistole artigianali non serve, mitragliatore a canne rotanti io di solito no, di norma non lo uso ragazzi, quindi... moschetto laser lo teniamo per ora. Ok ragazzi, noi possiamo modificare molte cose nelle armi dipendentemente da che tipo di arma è. Ad esempio le armi artigianali sono sottovalutate perché sono bassamente tecnologiche e utilizzano delle munizioni comuni, quindi facilissime da trovare. Sono armi sottovalutate ma hanno molto potenziale. Per partire dal castello, noi possiamo mettere il castello a colpo singolo e castello automatico, tenete premuto il grilletto e spara raffiche di colpi. Agli ai gradi più potenti richiede solo il livello 2 di fanatico di armi e sparerà il calibro 45, un tipo di munizione più potente del normale. Io ad esempio userò questo tipo di arma, quindi per ora metto castello temprato, ecco, canna corta, corta leggero, canna lunga, metterò la canna lunga. Calcio ancora, lo dobbiamo sbloccare. Caricatore grande, caricatore rave, metto il caricatore grande. Mirino luminoso, ci manca uno di materiale nucleare. Questo tipo di materiale, ragazzi, lo trovate nelle sveglie, nei nemici fosforescenti, perché ci sono dei nemici che brillano al buio, su quei tipi di nemici lì. Ci metterò anche una bella baionetta grande, ragazzi, tanto per essere più stronzo nel... ravvicinato. E così per ora siamo a posto. Controllo se ho gli altri tipi pezzi di armatura che mi mancavano. No, ci manca un pezzo d'armatura. Comunque ragazzi, dopodiché io qui di norma sempre a depositare le munizioni e le modifiche per armi. Ok, ora riciclerò pure alcuni pezzi di armatura. Oh, ma che? Sono sbucati così all'improvviso. Che strano.
Vorrei scambiare delle cose. Sì, voi potete scambiare oggetti con gli altri abitanti. Sì, ti togli? Ara. Comunque ragazzi, tra le varie cose che potete costruire, a parte l'insediamento, hanno bisogno di acqua, cibo e cose del genere. Io di norma all'inizio vi consiglio di mettere sempre due fontane. Una la mettete sempre qui, così, e l'altra la mettete dall'altro lato, qui. Dopodiché un'altra cosa interessante sono i banchi. Ecco, questi qui per materiali recuperati. Voi ne mettete uno e poi andate a prendere, vediamo se c'è il tizio, non c'è il tizio che dico io, ancora non è arrivato. Voi prendete semplicemente, ragazzi, così, comanda, un individuo, e lo assegnate. Lui in automatico andrà in giro a cercare materiali e a portarli qui, senza che voi dobbiate fare niente. Ne mettiamo un altro, così, ecco, andrà lui ai vari materiali. Ok, ora posso riciclare alcuni pezzi di armatura. Armatura in cuoio. Ok, diciamo che siamo a posto. Per iniziare siamo a posto. Vediamo se troviamo Preston Garvey. Per ora utilizziamo ancora la pistola calibro 10 mm. E parliamo con lui. Salve. Ehi, è un piacere rivederti. Speravo che tornassi. Dovevo dare ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Sì, è bello. Io vivevo qui, prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui, più di 200 anni fa. La maggior parte di quel periodo l'ho passato in ibernazione. Qualcosa del genere. Prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici. Hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? Solo mio figlio. Qualcuno me lo ha portato via mentre non potevo muovermi. Lo sto cercando. Cavolo. Mi dispiace. Ti auguro di ritrovarlo. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Comunque... sono felice che tu sia qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiederti. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu? Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturges. Sarà contento di avere un aiuto. Ok ragazzi, e così noi siamo ora, facciamo parte dei Minutemen. Un'altra cosa che stavo per dimenticare agli inizi, andate nella creazione degli oggetti. Mobili, letti. Io di norma prendo sempre i sacchi a pelo che consumano poche risorse. E mettete qualche letto, come vedete in alto appare 0, adesso appare 1, 2, 3, 4, 5 e ne metto anche un sesto così per sicurezza. Dopodiché andiamo a vedere un attimino le difese, possiamo creare anche delle torrette, ecco ci manca del circuito per creare delle torrette che ci servono. Comunque ragazzi, nel gioco potete anche coltivare, creare molte cose interessanti. Ora, siccome mi è arrivata a me l'altro ieri una telefonata anonima, io non farò nome e cognome di chi mi chiama, dicendomi, Valfer, ma tu quali DLC hai esattamente in gioco? Puoi partire già con uno di essi che mi incuriosisce molto? Certo che posso, ragazzi, e lo farò appositamente per voi. Io ho Automatron, che è un DLC che aggiunge robot, la possibilità di creare e modificare robot e cose del genere. Far Arbor, che ci permetterà di visitare un luogo del tutto nuovo e abbastanza difficile perché è molto pericoloso all'esterno del combat. E poi uno dei workshop che aumenta ciò che noi possiamo costruire in gioco. Se volete io posso partire da Far Arbor, che è quello che mi hanno domandato, tanto per salire di livello e prendere degli oggetti che poi sfrutteremo per andare più avanti nel gioco con più facilità, ma ci arriveremo a breve perché ancora, se non andiamo un po' avanti con la storia principale, non possiamo.
Ecco, una delle prime missioni che ci daranno i Minutemen sarà quello di andare a parlare con degli individui che si trovano in un avamposto non molto lontano da qui. Il modo migliore di arrivarci, ragazzi, è passare da qui, dove voi, passando da qui, da queste due casette qui, troverete intanto un luogo ben nascosto che è una cantina. In tale cantina troverete sempre una cassa, acqua purificata un po' qua, un po' là, medicine varie, che sono sempre buone, sod, chi di voi non vuole i sod se piglia, io me piglio, barre d'oro, siamo diventati ricchi sì dall'inizio del gioco, ma ovviamente stiamo scherzando, cioè è oro che poi non ha molto senso all'inizio. Come vedete, ora che abbiamo media possiamo aprire la prima cassaforte buona. Soldi e munizioni, sembra diventato Natale oggi. E continuiamo ad andare verso il boschetto qua dietro, sì, dove ci sarà un piccolo fiumiciattolo. Ecco qui. Allora, arrivati qui ragazzi, una delle cose da fare è innanzitutto avvicinarsi qui, dove troverete uno steampack conficcato in un manichino, che cosa senza senso, e lì, come vedete da quella luce, andiamo lì e troveremo un abbigliamento, forse un abbigliamento che è per Dogmeat, ragazzi, uno di quei pochi abbigliamenti che voi potete far indossare al cane. Ovviamente li trovate su altri cani. A me mi dispiace doverlo uccidere, ho trovato un collare. E un predone che è ovviamente morto male. Anche dell'acqua sporca, vabbè, meglio di niente. Dopodiché andiamo di qui. Oh bene, cani feroci, ragazzi. Ok, vediamo un attimo di equipaggiare il collare a Dogmeat. Allora ragazzi, che è nella versione normale. Ecco ragazzi, qui c'era un bug, a parte il microfono che ha fatto mi prende per il culo. Un bug che è presente sia nella versione normale del gioco, quindi quella originale, che in quella craccata come ce l'ho io. Ovvero che gli abbigliamenti dati a Dogmeat e fatti indossare a lui teoricamente non gli diano protezione. Non è vero, è un bug visivo, in realtà la protezione gliela dà. Come vuoi. Armatura chiodata, quando la trovate non prendetela mai, ragazzi, fa cagare proprio ai massimi livelli. Ok, continuiamo andando da questa parte, verso la discarica che vediamo avanti nella mappa, dove appaiono delle macchine messe una sull'altra. Eccola lì, non siamo lontani, questione di qualche metro, se non fosse il nostro personaggio si è stancato di correre, e infatti non possiamo correre più. Ok ragazzi, arrivati qui voi entrate da questa parte dove vedete la rete tagliata, e arrivati qui ragazzi, ignorando tutto e tutti, vi girate a sinistra, ecco, salite, così sulle macchine trovate un Fatman, come se niente fosse proprio, come vi dicevo, oggi è Natale. Trovate poi una cassa con nucleo di fusione, circuito stampo militare che vi servirà per costruire le prime difese a Concord, e un robot sentinella che non ha senso usare, voi lo potete attivare tramite un terminale che troverete qui dentro e lo manderete in delle zone ben specifiche dove lui farà piazza pulita dei nemici, ma non ha senso perché tanto quei nemici respawneranno in automatico, quindi... Oh ecco ragazzi, una delle riviste più rare del gioco. Visto che Rod aggiungono delle verniciature personalizzate per le vostre armature. Per le armature atomiche, scusate. Continuando di qui troverete un'altra armatura atomica T-45 mezza distrutta, un vertibird schiantato e un animale alquanto innocuo, ragazzi, le cerve.
La cerva femmina è innocua. Il cervo maschio, ragazzi, ve ne accorgete ovviamente dalle gole. Oh cazzo. Cos'è stato, ragazzi? C'è un offo. Oh cazzo, ci ha attaccato. Dovevi essere innocua tu. Ok, ragazzi, ho sentito un verso che non ho capito se era la cerva o erano gli yaoguai nelle vicinanze. Spero sia fosse stata la cerva, perché agli inizi gli yaoguai vicino subito. Comunque, qui poi troverete un oggetto abbastanza raro, entrando nel Vertibird. Casco da pilota marrone. Un casco che troverete solo qui agli inizi. Poi andate da questa parte. Troverete le prime disgustose, schifosissime mosche mutanti. È un posto che andremo ad esplorare più avanti, ma che approfitteremo solo per uccidere i nemici e prendere oggetti all'inizio. Da qualche parte sono sbucati fuori dei ratti talpa, mannaggia a loro. Comunque, voi salite sopra. Ecco, sono qui i ratti talpa, al piano di sopra per l'appunto. Ecco ragazzi, ci siamo fatti male per aver sparato a un ratto talpa che aveva delle mini attaccate addosso. Allora, c'era il cane qui, dove è finito? Ah, qui, ok, che cosa aveva? Ah vabbè, niente di che. Ok, abbiamo trovato finalmente il braccio destro da predone, l'ultimo pezzo dell'armatura da predone che ci mancava. Ora, da qualche parte qui c'è un altro predone stronzo che ci spara. Vediamo dov'è. Amico? Hello? Dove ti trovi? Ah, proprio qui. Muori. Proprio così, tra atroci sofferenze, e ti sparo ancora. Ok. Dopodiché, come dicevo, questa è una zona che dovrete esplorare per missione molto più avanti, quindi non entrate ora subito, non ha senso. E dirigetevi poi verso l'indicatore di segnale per arrivare nel luogo della missione. Ok, siamo vicini, questa è una discarica dove di norma si trovano sempre dei cani feroci. Cane selvatico, muori. C'è qualcun altro che vuole farsi avanti? Nessuno? Tu là sotto? Ah, sono anche riuscito a colpirlo, perfetto. Prenditela con me che ti sparo e ti ammazzo, stronzo. Ok, da qualche parte dovrebbero esserci altri cani feroci, penso di no. Sì, invece, eccolo proprio lì. Aiutiamo Dogmeat, ci prendiamo questi. Ah, capobranco. I capobranchi, ragazzi, sono sempre più forti della norma. E fanno anche più male. E tu da dove sbuchi fuori? Ecco, Dogmeat si fa valere. Alla faccia se si fa valere il nostro cane. Ok, andiamo. Eccoci arrivati, ragazzi, qui troverete le prime colture che potete tranquillamente prendere. Gli abitanti di questo insediamento non si arrabbieranno e potrete usare per seminarli nel vostro avamposto. Non prendetene troppe assai, ragazzi, pesano e vi rallentano. Abbiamo trovato anche uno dei primi mercanti a cui vendere qualcosa. Guadagnano tanti tappi proteggendo la gente. Oddio, che bug. Ciao. Ho armature per tutte le tasche, se ti interessa. Darò un'occhiata. Quello che vedi è tutto quello che ho. Va bene. Allora, questo qua di solito vende armature, ragazzi, niente di che. Ah, munizioni utili per quello che dobbiamo fare noi. Ah, il Fatman io lo vendo perché non è un tipo di arma che uso, ragazzi. Casco da pilota, anche se è raro pure, perché non lo userò neanche mai. L'acqua sporca assolutamente, il jet pure, non mi serve, il Medix pure.
E basta così perché abbiamo tolto tutti i tappi. Ok ragazzi, per questo video ora è tutto, non voglio fare video più lunghi di una mezz'oretta o un'oretta perché purtroppo poi caricarli è un dramma, però nel modo più rapido possibile cercherò di farvi queste guide. Ora, al prossimo video, dove spero di essere riuscito a risolvere del tutto il problema di audio con il microfono, vi farò vedere nello specifico il coso ragazzi, la prima missione dei Minutemen, in cosa si basa e su per giù su cosa si basano tutte le loro missioni. Basterà vedere il terzo video per farvi un'idea molto più chiara. Detto questo ragazzi, vi saluto e farò un ringraziamento a Carmelo Mallia di RG Tech Iblea, che ci ha fornito un computer della sucata perché è potentissimo. E un ringraziamento a coloro che si sono iscritti. Vi ricordo, la scelta della fazione da seguire è vostra. Anche la scelta di quale tipo di armi voi volete che usi sarà vostra. Basta che mettete alla fine del commento, ragazzi, cioè del video, un commento con scritto quello che volete. Io lo controllerò e farò esattamente quello che voi mi dite. Detto questo, ragazzi, vi saluto.